un passo indietro per farne due avanti. Con questo intento Carlo Bazzerbo, già candidato a sindaco di Prospettiva Livorno, rinuncia alla navigazione solitaria in un ipotetico campo civico livornese e decide di aderire al Primo Polo, la stanza ormai affollatissima della sinistra cittadina, della quale fanno parte ad oggi Buongiorno Livorno, Movimento 5 Stelle, Lista Popolare, Città Diversa, Orizzonti Comuni, Rifondazione Comunista e infine appunto Prospettiva, una scelta quella di Bazzerbo precipitata nelle ultime ore dopo che Prospettiva aveva promosso ben due convenzioni programmatiche al Teatro delle Commedie e accumulato simpatie fra cui i cittadini appassionati di buon governo e interessati alla gestione diretta dei beni comuni, che non avrebbero voluto schierarsi né a destra né a sinistra. Ora questo campo rimane sostanzialmente contendibile e a fare la parte del leone potrebbe essere la lista civica di Alessandro Guarducci, che con la stessa Prospettiva, prima che quest'ultima scegliesse la sinistra, costituiva l'ala post-ideologica dello schieramento politico cittadino. Visibilmente soddisfatta, Valentina Barale, candidata a sindaca del Primo Polo, che in un colpo solo acquisisce la collaborazione di Prospettiva, mantenendo la titolarità della candidatura nonostante l'alto profilo dell'ex competitor Mazzerbo. Per Barale la somma delle forze in campo dovrebbe garantire al Primo Polo l'obiettivo del ballottaggio, ma questo ovviamente lo decreteranno le urne e l'effettivo radicamento popolare dei molti soggetti che hanno scelto di competere con il Primo Polo.